Bentrovati al nostro consueto appuntamento con In Comune, la trasmissione realizzata in sinergia con il Comune di Montevarchi. E siamo proprio a Montevarchi, nella centralissima Piazza Varchi e in Via Roma, dove è stato allestito in questo weekend una mostra davvero molto particolare. Infatti, come vediamo anche da queste immagini, una serie di artisti hanno realizzato o quantomeno hanno dipinto una serie di sedie particolari, sedie anche in disuso, che si trovavano nelle soffitte di molte famiglie e che sono state riadattate e trasformate in piccole opere d'arte. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'Associazione Montevarchi Arte, che ha organizzato questa singolare iniziativa. On a piece of grass, walking down the road. Tell me. Siamo con Licio Cassini, presidente dell'Associazione Montevarchi Arte, una mostra molto singolare. Come vi è venuta questa idea? Questa idea ci è venuta perché io nel passato, diversi anni fa, ho avuto modo di vedere un qualcosa di simile giù in Sicilia. E è una cosa che mi colpì, questa fantasia di trasferire, diciamo, la pittura, la scultura su un bene, diciamo, di consumo di casa, diciamo. E così abbiamo organizzato, si è pensato di fare a Montevarchi, di rendere la via principale di Montevarchi, di trasformarla in una galleria a cielo aperto, l'ho chiamata io, praticamente di esporre dentro tutto il centro, nelle piazze limitrofe, tutta una serie di queste sedie, anche in disuso, perché abbiamo fatto incetta presso famiglie, presso tanti, vecchie sedie che avevano nei garage, queste ci sono state date, insomma, volentieri, e sono state messe a disposizione di artisti, diciamo. Siamo partiti con artisti del Valdarno Aretino e del Valdarno Fiorentino, poi è diventato un qualcosa che io dico quasi a livello regionale, perché mi sono venuti da Firenze, sono venuti da Perugia, sono venuti da Rimini a portare le sedie, quindi è diventata una cosa, tant'è vero, se guarda, sono oltre 100 sedie distribuite lungo le strade. E sono oltre 50-60 artisti che hanno partecipato. Ecco, quanto è durato il progetto? Cioè, quanto ci è voluto per realizzare opere come queste? Diciamo che era stato quasi preso in considerazione per le feste di Natale, che si voleva. Poi, considerando il fatto che inverno, una storia e un'altra, si è preferito rinviarla a una data futura, e abbiamo scelto questa ricorrenza qui di Pasqua per mettere in evidenza questa. Senta, ognuno ha lavorato in totale autonomia, cioè non gli avete dato dei paletti? No, ognuno ha cercato di riportare la propria arte, è aperta a tutte le etnie, infatti se guardate ci sono da sotto forma di ceramiche, abbiamo degli artisti tipo il signore che ha lavorato su radici, su tronchi di alberi, sono state fatte in ferro, sono state fatte in tutte le maniere possibili, hanno raffigurato, insomma, questo discorso delle sedie. Potrebbe essere un appuntamento annuale questo? Io in questo momento mi ritrovo anche a richieste da altri comuni che hanno letto un qualcosa su Facebook o su internet, e già ci sono delle richieste che vorrebbero dare. L'idea invece nostra con Francini e tutto sarebbe quella di dare un seguito annuale, magari inserire anche volta a volta anche argomenti nuovi. Dalla sedia si potrebbe passare
a tante altre cose che magari si riesce a trasformarle in vere opere d'arte, perché queste sedie non sono più sedie, sono diventati pezzi unici e quindi non si sono messi anche a disposizione di chi è interessato, perché il tutto che eventualmente sarà raccolto sarà devoluto in beneficenza. E con la mostra sulle sedie in Piazza Varchi e in Via Roma si conclude il nostro consueto appuntamento con In Comune, che naturalmente è rimandato alla prossima settimana. Arrivederci a tutti.